Iniziano gli incontri istituzionali del nuovo prefetto di Benevento Galeone, assicura impegno e invita alla collaborazione. Sentiamo. Io non partecipo, c'è 52 una anni di riunione che Taranto, domani Paola faccio Galeone, subentrata dell'associazione ufficialmente a nostra Benevento dei al collega Ennio funzionari, Blasco, finito proprio ai per domiciliari nei giorni scorsi indagato per corruzione e formate delle abuso d'ufficio proposte e fatte quindi dai nostri sospeso dossier. dall'incarico con ricorso al Sottoscrivo la nota riesame il 6 maggio. giustificativa Laureata in del nostro giurisprudenza e scienze emerito, politiche, quindi la Galeone tra i vari titoli sicuramente ci all'abilitazione e sarà un attimo all'esercizio per della le professione forense ricognizioni, e l'iscrizione probabilmente all'albo dei dovremo giornalisti della Puglia. È riunire entrata nella l'assemblea. carriera prefettizia nel dicembre del 1987 ed assegnata alla prefettura di Taranto, dove ha ricoperto vari incarichi, tra cui Quindi quello di noi capo di saremo vicini gabinetto. sicuramente Onorata di perché svolgere il mio questo incarico in questa terra ricca di saremo tradizioni, sicuramente di i storia e di rappresentanti arte, della al servizio regione, di una comunità rappresentanti che della esprime un provincia, forte senso di noi appartenenza tutti e di attaccamento alle proprie territori. In radici. questo Queste le caso, parole di esordio del neo prefetto di ovviamente sempre Benevento al suo con arrivo in città. rispetto. Cercheremo di fare il meglio. Infatti oggi ho anche detto che cercherò di essere molto presente sul territorio. Senza, ovviamente evitando le sovraesposizioni. L'unica cosa e la particolarità è che mi insedio proprio in concomitanza delle elezioni, per cui effettivamente magari vorrei partecipare anche a più manifestazioni, però è un attimino problematico in campagna elettorale. Quindi qualche diniego a qualche rappresentazione non sarà fatta perché non voglio essere presente, ma per consentire che la campagna elettorale sia il più sereno possibile e non si presti ovviamente, come è normale che faccia la politica, a strumentalizzazione, a volte può accadere. E quindi cerchiamo di iniziare con un piede giusto e sereni. Ha salutato tutti e invitato alla collaborazione. Il neo prefetto di Benevento ha assicurato l'impegno nella continuità di una solida tradizione professionale, sempre capace di rinnovarsi ed adeguarsi alle mutevoli esigenze per l'affermazione della legalità, presupposto imprescindibile della sicurezza. Un prefetto protagonista sul territorio e vicino agli enti locali e ai bisogni della collettività. Con questi auspici formulo gli auguri più sinceri di reciproco buon lavoro. Ha concluso Galeone. La prefettura è sempre disponibile, ho avuto ottimi rapporti con la stampa, quindi farò in modo che anche se ci sono iniziative, ora non so materialmente come accade, però ci siano comunicati, vengano messi sul sito, ci sia veramente, anche perché io credo che la comunicazione, specie in questo momento, sia molto opportuna, che sia una comunicazione anche giusta, che faccia intendere ciò che stiamo facendo e che lo dica magari anche nella maniera più corretta, perché a volte purtroppo, se il comunicato non viene, si rischia anche un'interpretazione differente di un evento.